Salve a tutti, sono Federico Cutuli dello studio fotografico Bacci, sono un fotografo professionista di Puntassiere. Ho aperto da poco questo studio fotografico, da maggio, insieme alla mia compagna Barbara, ma in verità faccio questo lavoro da più di 10 anni. Mia madre mi ha fatto iniziare un progetto fotografico, che andrò a presentare il prossimo febbraio, quindi alla Sala delle Rovine a Puntassiere, ed è una mostra fotografica che riguarda il reparto del trapianto di midollo osseo di Careggi, reparto TMO. Tutto è partito da mia mamma, perché lei era ricoverata lì, in questo reparto, e una delle sue ultime, diciamo, volontà erano quelle di realizzare un reportage sulla vita di quel reparto. È un reparto molto particolare, ovvero un reparto chiuso in se stesso, che è un reparto molto asettico, proprio perché i pazienti che entrano lì dentro devono essere esclusi dall'esterno, devono essere protetti da tutto ciò che può, diciamo, mettere a repentaglio la loro salute. Questa volontà da parte di mia madre nacque quando lei era ricoverata in questo reparto, e il suo desiderio era quello di concentrarsi non tanto sui pazienti, ma soprattutto sul lavoro dei dottori e del personale sanitario di questo reparto. La mostra si chiama appunto Angeli del TMO, perché a differenza, secondo me, degli altri reparti ospedalieri, in questo reparto c'è un'umanità molto più elevata. Purtroppo poi mia madre non ce l'ha fatta, non ha finito il suo percorso, ho raccolto il testimone e sono riuscito a entrare in questo reparto e a realizzare questo progetto fotografico. E vi aspetto quindi a febbraio, la mostra inizierà il 3 e durerà per tutto il mese, alla Sala delle Eroine Comune di Puntassiere. Niente, vi aspetto.